Ragazzi, e benvenuti su Lele King TV. Quest'oggi, ragazzi, ecco qui ci abbiamo la rivista Bomber con le due limited edition che sono quella di Politano e quella di Gabbiadini, Politano del Napoli e Gabbiadini della Samp. Siamo pronti a spacchettare il solito Bomber, ragazzi, con le due bustine che sicuramente saranno quelle gratuite, quindi saranno quelle normali, non saranno quelle con le plus, ma questo insomma è normale. Questo è quello di novembre, del 17 novembre 2021. Costa 4,90 euro con le due limited e le due bustine di Adrenal XL 2021-2022, ragazzi. Ormai con le limited siamo quasi arrivati alla fine, meno male, perché non ne la facevamo più, non ne la facevamo più. Basta, 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 basta. Andiamo a spacchettarci questo nuovo bomber e andiamo a vedere che cosa contiene. Eccoci qua con il nuovo bomber. Bene, come potete vedere c'è Giroud e Osimhen in copertina. Ci sono i poster di Dybala e Barella. Chi farà 200 gol fra Quagliarella e Immobile. Poi ci sono tutte le compagne o le fidanzate o le mogli dei vari calciatori. Io direi di aprire e spacchettare questa rivista di bomber di novembre. Spacchettiamo, leviamo intanto la plastica. Queste sono le due limited, che sono Gabbiadini e Politano. Facciamole vedere bene. Ecco qui Politano, ecco qui Gabbiadini. Poi abbiamo le due bustine, che sono quelle promozionali, quindi sicuramente non contengono le plus, almeno così credo. Adesso le andiamo ad aprire. Apriamo intanto la rivista. Intanto, ragazzi, vi piace questa nuova postazione? Vi piace questo nuovo tipo di format per fare i video con la telecamera frontale, ragazzi, e anche la possibilità di spacchettare in questo modo qui. Leonardo Spinazzola, le Miss Tato Player. Qui c'è Giorgina, la moglie di Cristiano Ronaldo, che adesso è passata al Manchester United. Poi c'è la fidanzata, la moglie adesso non so, di Paolo Dybala, Ciro Immobile con la sua melena. Poi c'è la fidanzata di Locatelli, quella di Theo Hernandez, molto tatuata anche lei. Poi c'è la Gandolfo, Agostina Gandolfo, la fidanzata di Lautaro Martinez. Poi c'è la fidanzata di moglie di Morata, di Verratti, di Messi, e vabbè. Sulle orme CR7. Poi qui ci sono i big match tra Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Lazio, Torino, Bologna, Atalanta, Roma, Milan, Napoli, Inter, Torino, Juric e Mihajlovic a confronto, due allenatori che insomma si fanno rispettare, diciamo così, che si fanno rispettare come allenatori entrambi, sono due bei allenatori, belli tosti. Poi qua c'è questa pubblicità di Yo-Yo, mamma mia quanto mi piacciono queste merendine, ragazzi, da ragazzino mi facevo certe scorpacciate, vabbè. Comunque, tralasciando questo, ragazzi, abbiamo il poster anche di Anguissa. Poi abbiamo Theo Hernandez, abbiamo Pessina, abbiamo Barella, abbiamo Dybala, Belotti, Simeone. Chi altro ci sta? Sono finiti, sono finiti. La rosa e il pallone, ok, qui il rosa nel pallone, qui parla delle giornaliste. Mister 200 gol, e qui abbiamo giocatori importanti, insomma, no? Piola, Nordahl, Baggio, Totti, Immobile e Quagliarella, che potrebbero raggiungere questo traguardo. Poi qui c'è la giovane promessa del Milan. Campioni in scadenza. C'è Marcelo, Onana, Romagnoli, Rudiger, Bale, Corona, Pogba, Isco, Lacazette, Belotti, Mbappé, tutti in scadenza di contratto. I quattro moschettieri, futuro azzurro. Qui ci sono i quattro gioielli della Dea. No, non soltanto della Dea. C'è Lovato della Dea, poi c'è Rovella, c'è Tonali del Milan e Lucca del Pisa. Qui ci sono
sono dei Wiz e via dicendo. Album calciatore 2022 in edicola il 15 gennaio. Ragazzi, qui ci danno già l'anticipazione sull'uscita dell'album calciatori 2021-2022 che uscirà, ragazzi, il 15 gennaio in regalo con la rivista Bomber. Questo cosa significa? Che potrebbe anche uscire la raccolta qualche giorno prima, perché di solito, insomma, non è che tu prendi il Bomber e già la raccolta è uscita, quindi è facile almeno le bustine si possono trovare con qualche giorno di anticipo, ragazzi, dico qualche giorno di anticipo, non tantissimo, ma qualche giorno può esserci di anticipo, quindi intorno al 15, cioè il 15 è sicuro che troviamo il Bomber in edicola con l'album, ma non è detto che qualche giorno prima, ragazzi, possiamo già trovare in edicola qualche cosa, tra cui anche le bustine. Allora, qui abbiamo Gabbiadini e Politano, che sono le due limited di questa giornata. Io direi di andare a spacchettare intanto i due pacchetti e vedere cosa troviamo. D'Ambrosio, che mi pare che ce l'ho D'Ambrosio, sono quasi sicuro. Paolo Dybala, ce l'ho Paolo Dybala. Gagliardini, Mario Rui, Kwame ce l'ho sicuro, e Koulibaly difensore in supera. Questo è stato il primo pacchetto, niente di che, perché ce le dovrei avere tutte queste qua, ce le dovrei avere tutte, tutti i doppioni, ultimamente stanno tra tutti i doppioni, ragazzi, speriamo ci porta bene sta bustina. Guarda, la bacio, portaci bene tu, perché qua non so, tornava a finire, ragazzi, eh. Bustina baciata, bustina fortunata. Oh, beh, iniziamo subito con il botto, perché prendiamo Cristiano Ronaldo, ultima card con la maglia della Juventus, eccola qua, di Cristiano Ronaldo. Bene, Kalinic dell'Hellas Verona, Atebor dell'Atalanta, Bentancur della Juventus, Akpa Akpro e il regista Mario Rui. Oddio, a me pare che ce l'ho tutte, Mario Rui, Fabian Ruiz, andiamo bene, ragazzi, Mario Rui con Fabian Ruiz. Va bene, ragazzi, quindi io direi che per oggi è tutto, queste sono le card che ho trovato. Fatemi sapere voi cosa avete trovato, se avete preso la rivista Bomber, sono curioso di leggere i vostri commenti come al solito. Io vi saluto e ci vediamo prossimamente con i prossimi video, ragazzi, e preparatevi, perché questa inquadratura sarà ci sarà per parecchio tempo, ok? Spero che vi piaccia. Io intanto vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!